Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora finalmente a fine gennaio riesco a registrare il video dei regali che ho ricevuto a Natale, praticamente con 23-24 giorni post Natale io riesco a fare questo video, sorvoliamo. Ok, prima cosa che voglio mostrare è il regalo che mi hanno fatto i miei. Allora, ho scelto un Silkepil perché il mio storico, che mi è durato forse 10 anni, è morto. Ho riscelto questo della Rowenta, il Silent Soft, non so quale sia, forse questo è il nome, con diversi aggeggini all'interno. Anche lo scorso era un Rowenta, come ho detto, mi è durato 10 anni, quindi sono soddisfatta del prodotto e quindi ho preferito riprendere questo tipo di tecnologia. Io è da sempre che mi depilo con prodotti, specialmente sulle gambe, con prodotti del genere. Questo è l'apparecchio in sé, in questo modo, rosa molto carino. Non è Wet n Wild, non lo utilizzavo, di solito non utilizzo questi prodotti sotto doccia, quindi non l'ho scelto Wet n Wild. Poi c'è anche diciamo il rasoio, vabbè, strutture varie che ancora devo capire a cosa servono, e una testina per fare un piccolo scrub comodissimo, ovviamente l'alimentatore e l'astuccetto per riporlo all'interno. Quindi ora che ve l'ho mostrato posso iniziare a utilizzare e poi gettare la confezione gigantesca. Poi passiamo ai regali che ho ricevuto da mia cognata in questa deliziosa busta molto carina, con tipo il sigillino molto molto carino. Mi ha preso tre pensierini. Prima di tutto questo, che è una crema spray della Green and Beauty, si chiama Yes Please ed è Delicious Milk, quindi alla menta. Sì, ed è un made in Italy, diverse certificazioni. Poi inizierò a utilizzarlo e vi farò sapere. Sono molto incuriosita da questa crema spray. Sì, vedremo, vedremo. Poi mi ha preso un'altra cosa molto carina, adatta al periodo, è dell'Allegro Natura. È un burro leggero balsamico al balsamo organico, diciamo, a che cosa? Respira libero, pelle idratata con vitamina E, burro biologico da spalmare sul petto per favorire la buona respirazione nel rispetto della pelle, con oli essenziali di eucalipto bio, burro di karité e cacao e olio di mandorle. È un prodotto da 50 ml, come i prodotti da parafarmacia. È un prodotto che si spalma sulla pelle, ha un profumo di eucalipto che ti brucierebbe la qualunque, ma a me piace. E nei momenti di naso otturato, eccetera, con il calore del corpo si sprigiona questo profumo intenso che libera le vie nasali. Sono curiosissima di provarlo. Fortunatamente poco poco qua. E poi, come ultimo regalo, sempre mia cognata mi ha preso della Neve Cosmetics questo piccolo lip balm, è il nome Rose, oddio, non si legge benissimo. Vediamo se aprendo sulla confezione c'è scritto qualcosa. Dovrebbe essere comunque un lip balm da 3,5 ml. La confezione è deliziosa. Rose Osé, sì. Non lo apro perché ho ancora dei lip balm da utilizzare, quindi per ora lo terrò un pochino più da parte. Ma la confezione è veramente bellissima. Poi. Passerei. Allora, qua dentro ci sono regali e acquisti autoregali, quindi passerei un attimo a quest'altra busta. Questa
questa tazza bellissima, questa mug si dovrebbe chiamare, con scritto Merry Christmas. Io fino a quest'anno non ho mai voluto acquistare tazze per il periodo di Natale, per il semplice motivo che sono ancora a casa dei miei e non voglio ingolfare la cucina di mia madre, ma io adoro tazze, tazzine, piatte, piattini, eccetera. Questa mi è stata regalata dalla mia presidente della squadra di pallavolo, sono stata felicissima, dal giorno, quando è stato? Il 23 abbiamo fatto la cena, il 22 non mi ricordo. Da quel giorno io ho fatto colazione, ho preso tisane, ho preso tè, solo in questa tazza. E poi un'altra tazza che mi è arrivata, ero più, un attimo che mi allungo, mi è arrivata il 26, un pensierino da parte di mia zia, ovviamente togliendo i soldi di mezzo. Queste tazze teiere, sempre in confezione natalizia, anche questa l'ho utilizzata, è comoda perché ovviamente rimane caldo l'acqua teizzata all'interno della teiera, però hai già un po' di prodotto anche nella tazza, quindi tecnicamente qui dentro io riuscivo a bere 100 ml di teine, sì. Bellissimo. Da quando non avevo nessuna tazza tazzina per il natalizio, ora ne ho due e sono contentissima. Poi una mia amica mi ha fatto aiuto un pensiero da Yves Rocher, busta gigante per un contenitore piccolino, si è staccato anche la fascetta indicativa della box, e quella è cherry blom in italiano. Non c'è scritto. Come è possibile? Vabbè. La confezione è in questo bel sacco. Dentro cosa troviamo? Troviamo prima di tutto un gel doccia ai... Oddio, cherry blossom. Cos'è? Che cosa sei? Mi dia un attimo. Ciliegio in fiore. Quindi un gel doccia. Poi una lozione corpo, no, latte corpo, sempre la stessa profumazione, e anche il profumo L'Eau de Toilette. Io non sono un'appassionata di profumi, ne ho pochi, solo campioncini, però quelli della Yves Rocher so che non mi danno fastidio, quindi sono contenta di utilizzarlo. La confezione è questa qua, è carina pure poi da esporre. Il profumo si sente molto buono, ora la rimetto dentro poi. La inizierò a utilizzare. Ora vorrei finire prima dei piccoli campioncini e poi la terrò sulla mia vanity alle mie spalle. Ributtiamo tutto dentro senza rompere nulla e andiamo a pescare i primi regali e poi gli autoregali da questa busta, la mia solita busta. Allora, prima di tutto, pensiero da parte di mia sorella, il regalo di Natale da parte di mia sorella. Mi ha preso un bracciale / choker con il ciondolo dell'albero della vita. Praticamente è così, tutta una fila di nastri, credo che doveva essere caucciù o qualcosa del genere, con una chiusura magnetica. Quindi tenuto a doppio giro e un braccialetto, ma la lunghezza del ciondolo qui, del nastrino, è ottima anche come choker, quindi ha il doppio utilizzo, molto carino. Di ora non lo riesco più a chiudere, vabbè, lo teniamo così. Sono stata molto contenta di questo regalo da parte di mia sorella, è bellissimo, veramente bellissimo. Lo mettiamo dentro, poi questo lo mostriamo dopo, questo lo mostriamo dopo. Ecco qua, mia zia dottor Pierre Richard mi ha preso, non l'ho neanche smontata, mi ha preso questa confezione. Qua all'interno c'è, minchia come puzza, una base ombretto della dottor Pierre Richard. Io usavo dei rossetti quando ero più piccola e mi sono sempre trovata benissimo. E poi una matita trasparente per il contorno, ora la lascio chiusa perché è in un'altra disposizione. E il regalo includeva anche questa pochette deliziosa che puzza, quindi devo tenere aperta fuori questa sera così si leva la puzza, molto carina, che ricorda tantissimo
mi ricorda il Moulin Rouge, non so perché, queste strisce, questo glitter, viola glitter, mi ricorda il Moulin Rouge. Pippe mentali si chiamano. Poi vediamo un po' se c'è qualche altro pensiero prima di mostrarvi gli acquisti. Sì, mio nonno fa beneficenza, quindi al periodo di Natale fa sempre un pensiero economico a diverse onlus. Una delle onlus alla quale mio nonno dà un pensiero è questa Più Vita Onlus per salvare i bambini. Come pensiero per ringraziarlo degli aiuti economici che invia a questi bimbi di Nicaragua e San Diego, gli hanno inviato un ciondolo con il quadrifoglio, quindi una collanina con il quadrifoglio, e nonno me l'ha voluta dare perché mi porti fortuna nella mia vita. Ne sono contentissima. Poi i nonni, poi a chi ci tocca. Poi nulla, ok, questi sono i regali. Ora vi faccio vedere tra autoregali e acquisti che mi sono fatta. Sempre mia zia, le avevo chiesto a settembre di prendermi gli integratori che io prendevo dalla Stenom, dalla Yves Rocher, che non produce più. Quindi mi prese un'altra marca in parafarmacia che sto utilizzando, mi sono trovata benissimo, anzi li ho finiti. Ha trovato l'offerta della Swiss e mi ha preso, questo lo metterò da parte, mi ha preso gli integratori capelle, pelle e unghie. Quindi questa qua ora la metterò da parte nel periodo di fine agosto, inizio settembre, avrò già i miei integratori pronti. Poi della Sant'Angelica, mamma mi ha preso una crema corpo effetto lifting, Levigar a soda e nutre, acido ialuronico, caffeina, elastina, ginseng e oli vegetali da 150 ml. Curiosissima di provarla. Poi sono passata da Eurospin, c'era in offerta dei fiori della magnolia, l'Eco Bio Cosmesi, la crema viso biologico idratante intensiva con estratti di magnolia, salice e rosa damascena. Sono 50 ml, meno di 3 euro, quindi mi era finita la crema, sono andata avanti a campioncini e ora ce l'ho. Poi, sempre della Stenom, poco prima di Natale, zia mi ha preso della Flormar, che ora sta vendendo anche si vende sul catalogo della Stenom, il mascara volume, quello rotation, praticamente c'è un sistema che ruota lo scovolino. Ho visto review, come la chiama Miss Creamy Creamy, se ricordo ve la lascio nell'info box o nelle schede informative, in cui provo questo prodotto. Appena l'ho visto mi sono schiattata sotto le risate, poi mi sono resa conto che ce l'avevo pure io e non vedo l'ora di iniziarlo a utilizzare. Poi mi ha preso sempre della Flormar, cos'è questo? Miracle Pen, è un eyeliner? I think yes. Oh, ma dovrebbe essere un eyeliner, non lo vorrei aprire. Vabbè, apriamo. Sì, è un eyeliner, spero che non mi si secca nel frattempo. Un eyeliner grigio, lo metterò in funzione il prima possibile. Poi ci sono dei campioncini, ok, qualcosa della Rouge, tutto Rouge e Francis Mondi, che utilizzo e mi piace tantissimo. Questi sono i pensierini che mi ha fatto mia zia poco prima di Natale, ovviamente accompagnati da diversi quantitativi in denaro. E ho ripreso questo portaborse se scomparti per organizzare le borse. L'avevo già comprato a 6 scomparti e lo tengo qua sopra. Vorrei un attimo mostrarvelo perché mi sono trovata benissimo, per questo poi ho deciso di prendere questo a 6 scomparti che non andrò ad appendere. Io non li appendo all'interno degli armadi perché mi prendono spazio, quindi già lo spazio
non c'è, poi ci metto anche l'oro, rischio veramente di non mettere più i miei vestiti, ma li ho appesi all'esterno, quindi quello che ho preso qualche mese fa l'ho appeso a questo mobile, questo lo voglio appendere al mobile che ho di là. Ora vi faccio vedere come l'ho appeso. Non so se si riesce a capire, lì su c'è un gancetto tipo quello degli stendini, ci sono i sei spazi e quindi lo tengo appeso qua dietro. C'è un po' di caos, però almeno non mi ingolfano l'armadio. E quindi ora potrò finire di sistemare tutte le borse che mi sono rimaste a dover sistemare con questo prodotto. Questo organizzaborse l'ho comprato, se non erro, sì, su Amazon. Vi lascio giù nell'info box il link sia di questo a 8 che di quello a 6. Poi dipende ovviamente da quante borse dovete tenere organizzate. Ok, video dei regali, degli autoregali e degli acquisti nel periodo natalizio finisce qui. Vi ringrazio per aver visto questo video. Vi ricordo che se non volete perdervi nessun altro video, di iscrivervi a questo canale, di ovviamente, se vi è piaciuto questo video, mettere il pollicino in su e se vi va attivate anche la campanella. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!